Video assolutamente non previsto, ma super richiesto. Qualche giorno fa vi ho mostrato in uno shorts come cucire un top sportivo con il metodo burrito. Ed è scoppiato letteralmente il caos. Numerosi sono stati i commenti e i messaggi in cui mi chiedevate di spiegarvi meglio questa tecnica. E quindi subito dopo quello shorts avrei dovuto fare il tutorial del costume da bagno. Ma in effetti è meglio spiegarvi questo metodo anticipatamente su un qualcosa di più immediato. Vi prometto che il prossimo tutorial sarà proprio quello del costume da bagno e ogni volta che farò un riferimento al metodo burrito potreste tenere in considerazione questo video. Con la stoffa in doppio e una vecchia canotta mi sono ricavato il cartamodello. Io l'ho tagliata, ma se non avete un vecchio top sportivo da sacrificare, potreste semplicemente appoggiarlo sul tessuto e ricavarvi lo stesso il cartamodello. Il metodo burrito si utilizza soprattutto quando si sta realizzando un capo con fodera. Infatti ho tagliato il modello del top per due volte, perché una parte la utilizzerò come tessuto principale e una parte come fodera. Cucio le spalle sia sul tessuto principale che sul tessuto in fodera. Non vi lasciate confondere perché io utilizzerò lo stesso tessuto. Sto utilizzando della Lycra bielastica e come saprete è molto elasticizzata. Le costine della Lycra allargandosi potrebbero far risultare il tessuto un po' trasparente. Mettendo una fodera dello stesso tessuto renderò il top coprente al 100%, per cui posso indossarlo anche senza nulla sotto, il che risulta comodissimo in generale in tutti i casi, ma soprattutto per l'utilizzo che ne faccio io, poiché lo utilizzerò per lo sport. Intanto ho posizionato i due tessuti dritto contro e ho cucito lo scollo. Adesso prendo una parte del top e lo faccio passare all'interno dello scollo, portando il top al dritto. Apro nuovamente il top, questa volta mi trovo sul dritto. E da qui in poi inizia il metodo burrito. Prendo come punto di riferimento la spalla e inizio proprio da qui. Unisco le spalle di tessuto e fodera dritto contro, includendo all'interno della bretella tutto il tessuto arrotolato. Stessa cosa sul giro manica. La fermo prima con degli spilli e poi vado a cucire con la taglia e cuci. Ora infilo la mano all'interno del top e tiro verso l'esterno tutto il tessuto. Nella fase di cucitura sto molto attenta a non prendere il tessuto arrotolato, poiché il passaggio è abbastanza stretto. Prima bretella e giro manica completi e assolutamente stupendi. Mi piace un sacco soprattutto perché ci sono le cuciture invisibili e il tutto risulta molto molto più armonioso. Quindi continuo il top facendo la stessa cosa dall'altro lato, ovviamente questa volta arrotolo la parte che ho già cucito verso la parte che devo cucire. Unisco le spalle di fodera e tessuto insieme e cucio comprendendo anche il giro manica. Bene, a questo punto avrete sicuramente notato che ci sono ancora i laterali e l'orlo aperto, quindi non ci resta che unire per prima cosa i laterali. Sulla fodera al dritto appoggiamo il tessuto principale e facciamo due cuciture, una in questo punto e una in questo. E così abbiamo unito i due tessuti e formato automaticamente i laterali con la cucitura all'interno del top, il che significa che sarà praticamente invisibile sia all'interno che all'esterno. Davvero incredibile questo metodo. Ma adesso terminiamo il tutto facendo un orlo, anche se invisibile ovviamente. Quindi rigirando il top posizioniamo i due tessuti dritto contro. Lascerò una piccolissima apertura, 5 cm basteranno, anche perché la lycra è elasticizzata, quindi mi permetterà di infilare la mano e rigirare il top al dritto una volta fatta la cucitura, che andrà fatta ovviamente su tutta la circonferenza. A questo punto, se volete, potete chiudere questi 5 cm con un punto invisibile a mano oppure con una cucitura a macchina da cucire. Io sono sincera, questa piccola apertura non la chiudo mai, anche perché la posiziono sempre sul dietro o su un fianco e praticamente neanche si vede. E niente, questo è il top finito. Io spero davvero tantissimo che questo video vi sia piaciuto e soprattutto che vi sia stato utile. E spero davvero che sia riuscita a placare tutti i dubbi che, ahimè, vi ho fatto venire con quello shorts. Fatemelo sapere nei commenti, like di supporto e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Alla prossima, ciao!